Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video nel canale di Vanessa e Anastasia. Oggi è il grande giorno, è il giorno in cui si parte finalmente, si vola verso la Sardegna. Io sono un pochino agitata perché non è che amo molto volare, però devo vincere le mie paure perché le paure si vincono e quindi oggi prenderò l'aereo. Ma insieme a me, per la prima volta, chi è che prende l'aereo? Chi è che prende l'aereo? C'è una bimba che si nasconde! Ciao amore, buongiorno! Mua! Lei è già sveglia mentre Vanessa sta ancora Se solo dormicchiando. che devo fare colazione, vada. Saluta i tuoi amici, di ciao a tutti! Ciao! Anastasia è incorreggibile, deve ancora fare colazione ed è sveglia da tanto, me l'ha fatta preparare ma non l'ho ancora mangiata. Quindi ragazzi, vado a far fare colazione ad Anastasia e ci vediamo dopo quando si sveglia Vanessina per gli ultimissimi preparativi. L'ora di vedere ancora le mie babbie e poi anche il mio bambolotto che verrebbe venuto comprato. Perché l'anno scorso abbiamo lasciato alcuni giochini da ritrovare quest'anno. Hai visto come è passato in fretta un anno, amore? In un attimo è arrivata l'estate di nuovo. Sembra ieri che eravamo in Sardegna, vero? Noi partiamo stasera, così sono contenta. Eh sì, anch'io sono contenta, eh. Buongiorno, amore, ben sveglia. Sei contenta? Eh? Manca poco, eh? Al grande evento. Hai fame? Senti, io sono molto sudata perché ho appena finito la mia lezione. Ti arrangi da sola, vero, per la colazione? Poi oggi ti faccio la carbonara. Va bene? Ok, io oggi non voglio niente, vorrei un panino. Un panino con che cosa? Con gli würstel? Perché Sì, non mangi la lo carbonara? Vuoi lo dog che ti faccio più tardi? Però adesso mi lavo, ok? Che Speriamo tempi di da un piccetto. coniglietta. Vi siete divertite ieri sera? Sì. Figurati, dove siamo andati? A Roma? Sì. A Siamo andati Bizerba. in centro con i nostri amici. Con i nostri amici, c'era lo street game, abbiamo mangiato, abbiamo giocato un Oh, pochino. con i gonfiabili. Sui gonfiabili, sì, non abbiamo fatto altro. Però è stato bello e divertente, ci siamo divertiti molto, così li abbiamo salutati. Vado a lavarmi, a dopo. Vane, cosa c'è, E ti ho amore? fatto il naso. Hai il naso tappato? Non è che ti viene la febbre e non riusciamo a partire? Eh? Sei sicura? Ti No. senti bene a parte il Sì, ma naso? no, però respiro, però mi ha già tappato un po'. Prova a stapparlo, vediamo se funziona. Ma Guarda. sì che partiamo! E se Vanessa è malata, sta a casa, partiamo noi! Non è vero, amore, ti porto con me anche se sei malata. Quante ne devo mettere? Uno spruzzo, un puff. Se esce, se no fa le due. Uscito? Adesso aspetta che agisce, eh? Bimbe! Bimbe, sto andando a farmi la valigia, ok? Voi guardate la vostra, se vi manca qualcosa, ripristinatela. Io già ho preso tutto, tutto. Ok, va bene, vi sto solo dicendo di dare Anch'io. un'occhiata. Vabbè, guardate se manca qualcosa, Cioè, e eh? lo spazio dell'identificazione Stasera li mettiamo dopo che ci ce laviamo i l'hai denti, va detto? bene? Oh, mamma. Dimmi, Vane. Mamma, non trovo una maglietta che abbiamo preso da Zara con la nonna? Vane, guarda che sul divano in camera di Daniel c'è il sacchettino di Zara. Prova a guardare che magari mi è sfuggito, ok? Dai, Ok. vai a vedere. Ma questa non è la mia maglietta. Aspetta, volo. Aspetta un attimo, Cosa? Ani. Questa è rischia il gusto. Quindi la mamma ci voleva fare uno scherzo. Io lo Sì, so. Ani? E lo possiamo fare noi lo scherzo. Bravissima! Quindi dobbiamo aprirlo. Aspetta un attimo, ci sono un sacco di caramelle. Abbiamo la caramella gialla che è il cibo per cani. Che schifo! O il limone fresco, buono. Oh, quella rossa, ascella puzzolente. No, dai! E tutti i frutti. Poi abbiamo quelli azzurri che sono calzini sporchi. No, vabbè, quella se la zecco quella proprio. E la mora di monte, dai, quella è buona, buona. Caccola viscida. Che schifo, che schifo, Devo andarli a buttare. No, scherzo. Poi abbiamo. Io lo apro. E la mela verde, quella è buonissima. Apriamo. Poi abbiamo, sì, dentiera del nonno. Tutto schifo fa. E poi la fragola di bosco, buona. Alito fetido.
Oddio, no, che schifo l'alito. Sì. E poi l'arancia rossa. Ha già aperto. Vedi, queste sono tutte le caramelle. Adesso andiamo dalla mamma e gli offriamo una caramella. Quella? Io... quella del nonno. Ascella puzzolente, aspetta. Ascella puzzolente, quella rossa. Io voglio dargli quella della dentiera del nonno. Me ne ingoio tutta. Mi piace un po'. Che schifo! È schifo. Annusate. Ok. Allora, qual è la dentiera? Questa. La dentiera del nonno. Guarda, qual è la dentiera del nonno? Annusati. Qual è la dentiera del questa, nonno? Questa, te l'hai dato, Tim. Dai, dallila. Ok, andiamo. Mamma, come va? Bene, bene. Cosa stai facendo? Ah, la valigia. Sì. Prima. Ti vogliamo dare una cosa buonissima, una caramella. Avete trovato la maglietta? Sì, 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 l'abbiamo trovata. Ah, bene. Però cos'è? Aprile è una caramella buonissima alla fragola. No, non mi va. No, no, mamma, assaggia, assaggia, ci sono vitamine A. Che ride? Non so, ci sono vitamine C, vitamine C. È buonissima. Aspetta. Mamma. Mami. Che c'è, mamma? Ma cos'è? Cos'è? È una caramella schifosa. Quella rossa era... sono quelle che avevo comprato io. Sì. Vi volevo fare uno scherzo, me l'avete fatto voi a me. Però ragazze, me ne sono dimenticate quelle caramelle. Erano nel sacchetto di Zara, è vero. Non mi sento tanto bene. Ma cosa c'era dentro? Un apparecchio. Un apparecchio? Del nonno, sì. La dentiera forse del nonno. Bambina, non mi sento tanto bene. No, scusa mamma, non l'abbiamo fatta apposta. No, aspetta, un attimo. Scusa. Ho mal di stomaco. Non mi sento bene, devo andare un attimino sul letto. Vabbè. Vieni, ti diamo la coperta. Un attimo. Oppa, magari muovita. Mamma, scusami, Nelle caramelle non c'è scritto così tanta roba. Vero, Ani? Stava facendo la valigia. Mamma, se vuoi ti aiutiamo a fare la valigia? No, no, devo andare a letto, mi sento male. Mamma, scusa. Ragazzi, quella coperta. Bambina, io non so, sto malissimo, mal di stomaco. Aspetta, vado a prenderti la coperta. Scusa, mamma, tantissimo. E se non riesco a partire? Mi sa che non riuscirò a partire. Mi viene da vomitare. Perché? Ha detto che non riesce a partire, magari. Mi viene da vomitare, Vane. Mamma, scusa tantissimo. A few moments later. Mamma, come stai? Male. Devo riposare, Vane. Ho un fortissimo mal di stomaco e ho paura di non riuscire nemmeno a partire domani mattina. Quindi, per favore, fatemi riposare e ci vediamo più tardi, ok? Va bene, ciao. Ragazzi, non è vero, la caramella che mi hanno dato era quella buona, buonissima. Però, visto che mi hanno voluto fare uno scherzo, lo scherzo io lo sto facendo io. E le farò credere fino alla fine che io domani non partirò. Voi, mi raccomando, non ditegli niente. 1 hour later. Io, mamma, meglio ti. Ciao. Ciao. Sto male. Vanessa e Anastasia, sto male, sto malissimo. Ho già vomitato altre due volte quando voi eravate giù. Purtroppo io non potrò venire con voi, mi dispiace. Perché quella caramella mi ha avvelenata. Io volevo andare anche insieme a te, mamma. Ma non riesco, Anastasia. Ho lo stomaco a pezzi. Adesso devo chiamare il dottore e farmi fare qualcosa, perché io non ce la faccio nemmeno ad alzarmi. Mi fa malissimo lo stomaco. Ma cosa c'era dentro quella caramella? Boh. Oltretutto è colpa mia, perché le avevo comprate io. Meno male che non le ho date a voi.
Dovete dire a papà che io non potrò partire e niente, avvisate anche i nostri amici, io purtroppo non ce la faccio, mi dispiace, però ci possiamo fare tante belle videochiamate, se mi riprendo. Tu riesci a partire senza la mamma? Lo so, amore, devi farti coraggio, devi partire. Vane, tu stai vicino a lei e non perderla mai di vista al mare, Sì. ok? Mamma, scusa, io non pensavo che tu stessi così male. Vanessa, lo so, però io non pensavo nemmeno io di stare così male. Purtroppo è uno scherzo finito male. Ce la fai a stare con tua sorella? Mi raccomando, guarda che è Sì. pericoloso andare al mare e non guardare i bambini, eh? Ma tanto c'è papà. Lo so, però se ci sei anche tu è meglio. Mamma, ma io non ce la faccio a stare senza di te. Bambine, lo so, però io purtroppo il volo non posso prenderlo in queste condizioni, anche perché rischio che non mi fanno nemmeno salire sull'aereo perché mi viene da vomitare tantissimo e sapete che non si può salire su un aereo se uno sta male. E quindi, no, non si può, amore. E quindi io dovrò per forza venire con voi! Ma dai, ma secondo voi la mamma per una caramella alla dentiera del nonno vomita e sta male? Ma vi faccio sempre io gli scherzi a voi. Mi strozzi. Quindi, dai, muoviamoci che tra poche ore si parte! Ragazzi, aveva. No, non è vero, è presto ancora, però meno male perché non abbiamo ancora finito tutto. Amore, ma tu non saresti mai potuta partire senza di me, forse Vanessa, ma tu. Allora, Vane, il video finisce qua. Vi giuriamo che il prossimo video sarà con la papera Anastasia, qua qua. Sarà stanotte, partirà stanotte, stamattina, domani mattina prestissimo alle 4 del mattino. La nostra partenza. Ragazzi, statemi vicino perché io un pochino d'ansia ce l'ho. Comunque, il nostro video è finito. Attivate la campanella. E lasciate un bel like.